Sto lavorando molto sul nero, sulla tela nera in questo periodo, con dei riferimenti qui in sovraimpressione, sempre in nero, no? Proprio per dare il senso del buio che c'è in questa epoca 2024, in questa epoca, in questa Italia disastrata. Ok, queste sono le tele che sto facendo, no? Questo è il mio stato d'animo. Il nero, e in mezzo al nero esce qualcosa. Qui esce uno scheletro, no? Perché siamo scheletri oltre che di carne e ossa, ok? Ecco, questo è il momento storico mio di una tela. Adesso la riporto in galleria d'arte, che esprime tutta la mia amarezza. Tutta la mia amarezza per questa epoca del cazzo, pandemie, situazioni, rabbia, razzismo, stranieri uno contro l'altro, furti in casa, e tutte queste questioni banali che una volta non c'erano. Vabbè, c'è stato di peggio, mio nonno è stato in guerra, ma questo non vuol dire, ragazzi, qui c'è qualcosa che non va a livello globale, eh? Per me la vita non è mai stata facile perché sono nato in questo quartiere della Commenda a Rovigo. Lo chiamavano il Bronx. Sono morti tutti quelli che si drogavano, che rubavano. E io sono un sopravvissuto, ho girato il mondo con la mia arte. Ogni tanto torno qua, però che tristezza. Possiamo fare veramente qualcosa per cambiare l'Italia? Non è che voglia darmi alla politica, ma possiamo fare qualcosa per cambiare l'Italia, ragazzi, tutti insieme? Capire cosa c'è che non va anche nel mondo, per tutti i ceti sociali. Non è che poi col denaro puoi comprare l'amore, l'amicizia o chissà che cosa. Qui c'è da sistemare l'Italia. Dobbiamo trovarci. Chiamatemi al 327 84 90 55 5. Johnny Schiavo, artista, ma penso che inizierò a fare politica, perché c'è qualcosa che non va.